giorno a tutti. Allora, ripartiamo dalla vittoria contro la Cremonese. Siamo tornati a vincere in casa dopo qualche pareggio, e questo dimostra che la squadra è sempre in casa, riesce sempre a esprimere un gioco positivo e soprattutto anche essere cinica, come è successo nel caso della Cremonese. Siamo riusciti a sfruttare, magari creare meno, ma sfruttare le occasioni che abbiamo creato. È così, a volte per fare gol dobbiamo creare tante opportunità e altre volte alla prima occasione riusciamo a sbloccare la partita. Cosa ti è piaciuto, diciamo, della partita contro la Cremonese e cosa magari non ti è piaciuto, se c'è qualcosa che non ti è piaciuto? L'atteggiamento nella fase di non possesso è stato positivo, perché rispetto alla partita di Brescia abbiamo, al di là dei valori delle due squadre, abbiamo lasciato meno opportunità. Come occasioni forse ne hanno avuto una limpida, poi chiaramente qualche apprensione c'è stata su qualche calcio piazzato, però ripeto, abbiamo rischiato molto meno rispetto alla partita precedente. Quindi da questo punto di vista la squadra è stata matura, il campo era pesante, gli avversari erano, dal punto di vista fisico, erano ben messi, strutturati bene, per cui diciamo, ci siamo comportati in maniera matura, ecco, senza strafare, cercando la concretezza, ecco. Quindi in certe partite ci vuole questo, ripeto, ma poi è questione di centimetri, no? Perché magari col Venezia qualche volta è stato bravo il portiere, qualche volta la traversa, il palo, cioè sono cose che ogni partita, ci sono partite che oltre alle, diciamo così, alle nostre azioni che facciamo, ai nostri errori, magari a volte ci vuole anche un po' di fortuna. Questa volta ci è andata bene, ecco, abbiamo sbloccato la partita subito, diciamo dopo una ventina di minuti, e si è messa, diciamo, sui binari giusti per noi, perché abbiamo rischiato poco e abbiamo limitato anche come possesso, abbiamo cercato di tenere bassi i ritmi. A un certo punto loro cercavano di imprimere un ritmo diverso, perché la squadra ha dimostrato qualche passo avanti dal punto di vista della maturità. Proiettiamoci la gara di domani, l'aspetto fisico, ci sono alcuni giocatori ovviamente, specie in difesa, che hanno problemi fisici. Qual è la situazione, chi convochi? Ma chiaramente, come sapete, Terzi, e Capradossi e Vignali non ci sono, quindi il resto sono tutti disponibili. Quindi Terzi, Capradossi e Vignali, ma anche Erlic ovviamente. Vabbè, Erlic è convocato perché ha recuperato, diciamo, anche se non è al top, perché diciamo un po' di tempo che non gioca, quasi non ha mai giocato, però è tra i convocati. Così come Maggiore. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti un giudizio sulla prova di Ligi, che è arrivato da poco, però mi sembra che sia già entrato alla grande, insomma, nelle alchimie della squadra. Sì, ho detto dopo la partita che si è inserito bene, anche se aveva fatto solo due allenamenti con noi, quindi si era sempre allenato, è un professionista serio, e si è visto, perché è riuscito a durare 90 minuti senza eccessive difficoltà. Poi sarà una prova particolare, no, per Bartolomei, che ritrova la sua ex squadra, viene da una doppietta importante. Come l'hai visto in settimana? È carico, è pronto? Ah, li ho visti tutti bene, non è inutile parlare dei singoli, ma credo che si gioca contro una squadra e qualche giocatore può essere ex o meno, i ragazzi lavorano sempre al massimo dell'intensità, perché ripeto, se vogliamo migliorare, il lavoro settimanale, il lavoro quotidiano deve essere svolto al massimo, come se ogni giorno ci fosse una partita, per cui tutti dal primo all'ultimo, anche quelli che purtroppo hanno meno spazio, stanno facendo questo, perché, come dico sempre, se tutti danno il massimo, gli allenamenti aumentano di intensità, di qualità, e tutto quello che si fa bene in settimana si porta in partita, per cui il fatto che magari c'è gente che non gioca e dà sempre il massimo aiuta sempre, comunque, perché la competizione è molto alta,
domani un po' meno per quanto riguarda la linea difensiva, c'è meno concorrenza, però a centrocampo e attacco abbiamo l'imbarazzo della scelta e possiamo, diciamo, in partenza stabilire la strategia da attuare contro una squadra che giocano bene, una delle squadre che ha, diciamo così, percentuale baricentro più alto rispetto a tante altre, quindi è una squadra che bisogna prenderla con i modi giusti, nel senso che sono molto pericolosi perché arrivano con una certa facilità negli ultimi metri e hanno sempre una buona presenza in area di rigore, almeno con 3-4 uomini sistematicamente. Alla fine, insomma, Ligi ti ha soddisfatto e sarà l'unico effettivo di quel ruolo. Cosa hai pensato per il resto? Beh, ci sono svariate alternative. Sicuramente abbiamo provato più situazioni, più soluzioni, però è chiaro che qualcuno si deve, tra virgolette, sacrificare o adattare in un ruolo non suo. Questo è normale, però siccome l'hanno fatto altre volte, insomma, sono ragazzi che hanno l'intelligenza di capire come muoversi in qualsiasi ruolo, per cui da questo punto di vista siamo abbastanza sereni. L'unica cosa è che magari non hanno giocato, è una linea difensiva inedita e ci vuole, siccome, come ho detto la settimana scorsa, il reparto difensivo si muove, diciamo, in blocco, tra virgolette, è un lavoro più di reparto. Diciamo, in certi meccanismi bisogna stare più attenti, ecco. Però noi li dobbiamo aiutare perché la fase di non possesso inizia dagli attaccanti, quindi domani c'è bisogno che già dai primi a difendere bene quando non siamo in possesso palla devono essere gli attaccanti, dobbiamo correre molto di più rispetto a quello che facciamo solitamente. Salve mister. Salve. Volevo chiederle, dalla sfida d'andata contro il Cittadella, qual è l'aspetto che più le ha colpito di Granata? No, è una squadra che ogni anno cambiano alcuni elementi, però rimangono sempre con la stessa guida tecnica, con la stessa identità di gioco, e quindi è una squadra predisposta bene, come ho detto prima, lavorano molto rispetto a tante altre squadre, forse quella che tiene il baricentro più alto, e di conseguenza giocano molto sulla tre quarti e sono bravi a palleggiare, a fraseggiare un attimo, e poi, ripeto, nello sviluppo poi è chiaro che portano il trequartista, le due punte e una delle due mezze ali sempre in area, quindi bisogna essere bravi a limitarli in questo, ecco. Quindi dobbiamo far sì che anche loro sprechino tante energie anche nella fase di non possesso loro, per cui dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare quello che per una squadra che gioca in casa attacca, quello che ci lasciano, qualcosa vuoi non vuoi, speriamo, devono lasciarci, quindi se siamo bravi dobbiamo approfittarne, ecco. Quindi, però è una squadra tosta, una squadra che negli anni ha dimostrato grande continuità di prestazione oltre che di risultati, perché loro questi risultati hanno fatto perché hanno sempre un'impronta, una fisionomia di gioco importante, ecco, per avere questa continuità per svariati anni. Mister, tra il momento del Palermo, che chiaramente è difficile, insomma, le parole del presidente della Lega B, Balata, di oggi hanno confermato, insomma, l'attenzione di tutto il calcio cadetto sul club, ma anche il fatto che poi sono tante squadre che ora sono sopra lo Spezia e che comunque non stanno esprimendo un grandissimo gioco. Avverte come sia un momento per la classifica importante, insomma, per consolidarsi magari in una zona, in particolare la zona playoff, è quella a cui punta lo Spezia, e quindi poi affrontare, insomma, con un po' più di serenità la primavera. No, ma l'ho detto sempre, noi dobbiamo fare quello che stiamo facendo adesso a prescindere da quello che fanno gli altri, guardare sempre in casa nostra, avere sempre quella serenità che magari in altri posti è difficile averla, no? Perché hanno delle pressioni, hanno obiettivi già dichiarati, e quindi non è facile, sicuramente è più complicato rispetto a noi che abbiamo il nostro obiettivo di fare bene, di valorizzare i ragazzi e quindi di avere quella spensieratezza che per come giochiamo noi è fondamentale, ecco, perché cerchiamo sempre di giocare palla a terra
con le pressioni magari la palla diventa più pesante, se poi diventa più pesante gira meno veloce, diventiamo prevedibili, per cui l'obiettivo nostro è quello di vivere la giornata, di dare il massimo e di cercare di trarre sempre il massimo in ogni partita. Poi magari ci dobbiamo accontentare del pareggio, come è successo nell'ultimo periodo, anche se i pareggi che abbiamo ottenuto sono state contro squadre abbastanza forti come Lecce, Palermo, Perugia, e quindi da questo punto di vista credo che la strada intrapresa è quella giusta, e il fatto di giocare partita per partita con la stessa mentalità sbarazzina sicuramente ci aiuta a fornire prestazioni positive. La conferma della sua presenza sulla panchina dello Spezia per il prossimo anno è un po' la notizia che tutti i tifosi vorrebbero avere in questo momento. Chiaramente sappiamo che col direttore ha un rapporto decennale, quindi vi mettete a un tavolino in qualsiasi momento, ma lei è contento per adesso di quello che è riuscito a costruire? Pensa di aver potuto creare una squadra che la rappresenta, rappresenta la sua filosofia di gioco, e quindi le dà anche soddisfazione dal punto di vista professionale? Ah, sicuramente sì, la risposta è come quella che ho detto prima, noi viviamo alla giornata e il discorso vale anche per me, perché guardiamo di partita in partita e quindi altri pensieri non ne facciamo. Abbiamo la consapevolezza di lavorare in un ambiente che per noi è stato sempre positivo, per me devo dire lavorare in un ambiente che sai che sei stimato, sicuramente hai più stimoli, per cui da questo punto di vista lavoriamo in maniera serena, per il futuro c'è tempo per parlarne, concentriamoci sul presente, che il presente è Cittadella. E dobbiamo anche qui dimostrare la nostra crescita, anche magari con qualche defezione importante. Lì si vede la forza di un gruppo quando magari nello stesso reparto vengono a mancare giocatori importanti, e il fatto che dobbiamo adattare anche qualcuno fuori ruolo diventa un pochettino più difficile, però sappiamo che possiamo fare, anche come siamo messi adesso, una grande prestazione. Buongiorno mister, ieri Galabinov ha proprio parlato di questa unità che si è creata tra lui e i compagni, ma che proprio è la dimostrazione lampante anche del gioco che portano in campo i ragazzi, e parlando delle assenze, delle possibili assenze, ha detto che comunque la squadra è fiduciosa perché tra di loro c'è un buon legame, tutti sono pronti a sacrificarsi alla chiamata, e questo si è visto anche nel girone di andata. Pensa che con il suo metodo di allenamento, con il suo modo di rapportarsi ai ragazzi, abbia contribuito alla costruzione proprio di questo legame? Perché ogni ragazzo che viene intervistato da qualsiasi testata locale non parla proprio di un forte legame, questa cosa si vede anche in campo ed è quello che sta trascinando anche tanti tifosi dietro al seguito della squadra. Io dico che ogni allenatore ha un suo modo di lavorare, però sia nei comportamenti sia nella parte tecnica puoi fare o avere mille idee, però se non hai il contributo importante di avere a che fare con un gruppo di ragazzi intelligenti diventa sicuramente più complicato. Quindi siccome io ho visto che in questo gruppo c'è la voglia tutti di migliorare, noi cerchiamo di essere sempre disponibili a fare anche qualsiasi tipo di lavoro che aiuti la crescita sia come gruppo sia come singolo, per cui i risultati si vedono, però dipende molto dalla voglia di chi ha fame di voler arrivare, sia chi è giovane quindi aspira a una carriera importante, sia chi ha qualche anno in più spera sempre di allungare la carriera, per cui il discorso dipende sempre dai giocatori, quindi ho avuto grande disponibilità da questo gruppo e di conseguenza i ragazzi stanno esprimendo il massimo delle loro qualità. Hai parlato di squadra spensierata, riferendoti ai tuoi giocatori, affronteremo probabilmente la squadra più spensierata della B, che nonostante cambi giocatori anno dopo anno riesce sempre comunque a arrivare nei playoff oppure vicino.
Sì, sicuramente aiuta, l'ambiente aiuta. L'ambiente del Cittadella hanno dimostrato che hanno una società seria, organizzata e riescono sempre a fare bene. Quindi questo è il modo di lavorare che hanno, soprattutto il fatto che sempre danno continuità, aprono cicli con la guida tecnica e portano avanti il lavoro per diversi anni, l'hanno dimostrato anche in passato e i frutti si vedono, quindi significa che hanno organizzazione, competenza. È il fatto di non avere pressione sicuramente, soprattutto sui giovani, aiuta moltissimo. Spezia sicuramente ha passione, è un pubblico più caloroso e fin dall'inizio con noi si è creato un buon feeling, ecco, perché apprezzano che questi ragazzi danno sempre il massimo in ogni partita, diamo tutto quello che abbiamo dentro, quindi questo ci aiuta ad essere ben visti dalla gente. Ripeto, lavorare in un ambiente dove sai che la gente ti vuole bene sicuramente per noi è una cosa molto importante, è inutile girarci attorno, lo sappiamo che è così, o facciamo, magari qualcuno può fare l'ipocrita di dire vabbè, non, tanto non è importante, non me ne frega niente, invece non è così. Sapere che c'è gente che si aspetta tanto, che c'è gente che ti stima, e diciamo hai sempre voglia di fare qualcosa di importante per cercare di accontentarli, ecco. Grazie mister.